Se c'è una figura che ha attraversato il Novecento in tutte le sue evoluzioni e contraddizioni è quella di Primo Conti. Il secolo breve lo ha vissuto quasi tutto, anche anagraficamente, nascendo proprio nel 1900 per morire nel 1988. Musicista, uomo di lettere, soprattutto pittore d'avanguardia che ha attraversato varie fasi. Oggi la sua eredità viene portata avanti nella sua villa quattrocentesca sulla collina di Fiesole. Qui, non molto distante dalla piazza del paese, in mezzo al verde, ha vissuto e lavorato e qui, nella cappella, è sepolto con la moglie Munda Crips. Oggi Villa alle Coste è la sede della fondazione e del museo a lui intitolati. È un'istituzione di grande rilievo culturale perché oltre al museo che Primo Conte ha voluto realizzare acquistando talvolta le opere che erano appunto non erano più in di sua proprietà e ripercorrendo in questo modo con oltre 60 dipinti quello che è stato il suo iter creativo appunto molto prolifero, ha voluto poi realizzare un archivio delle avanguardie storiche, avanguardie di cui Primo Conti era stato protagonista, enfant prodige nel 1911, il suo primo dipinto che abbiamo proprio qui a Villa Le Coste. E poi lui stesso, futurista, avanguardista, creativo. Gli esordi sono con il futurismo, fatto di ritmo, velocità e un'attenzione tutta grafica a mescolare testo e disegno. Primo Conti approda poi a una fase metafisica e poi all'astrattismo. Tanti ritratti durante tutta la carriera artistica. E tanti i rapporti che intrecciò con altri grandi del Novecento. Lo vediamo prima accanto al padre del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, poi con Corrado Pavolini, Giorgio De Chirico, Tone Rosai, Aldo Palazzeschi, Giovanni Papini, Giovanni Spadolini. La Fondazione Primo Conti ha anche un altro compito fondamentale, quello di ospitare gli archivi delle avanguardie storiche del Novecento. Qui hanno trovato la loro casa, le carte e i libri di alcuni dei protagonisti della scena culturale del secolo scorso. Primo Conti in questo contesto ha pensato di salvaguardare la memoria di quelle avanguardie. Lui diceva che aveva portato con sé un sacco per tutta la vita, un sacco pieno di documenti dove primeggiavano gli autografi di Marinetti, le cartoline collage di Balla, gli autografi di Boccioni. E si era sempre interrogato che fine avrebbero fatto queste carte. Ma l'intuizione notevole è stata quella di realizzare in quel contesto della sua abitazione, del suo studio dove dipingeva, anche la raccolta delle carte di altri protagonisti. A partire da quello di Giovanni Papini, per passare attraverso Alberto Carocci, Emilio Notti, Bino San Miniatelli, Osvaldo Peruzzi, veramente tantissimi. Le stanze della villa che furono lo studio del pittore, questi sono i suoi strumenti di lavoro, sono ora sede di attività didattiche anche per bambini. Eventi che la fondazione organizza e che riprenderanno non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. Primo Conti, tra l'altro, è anche proprio un esponente straordinario di quell'aspetto del nostro Novecento, l'interdisciplinarietà. E la sua prima creatività l'ha voluta esprimere attraverso la musica, ma poi Primo, che ha proseguito con la pittura, è stato assolutamente un personaggio di rilievo per la scrittura. Primo Conti ha scritto tanto, come l'archivio testimonia e anche pubblicato. L'opera che ce lo ricorda, che ci permette di ripercorrere tutta la sua biografia, è quella Le memorie provocate da Gabriel Cachemier, e che è La gola del merlo, e qui veramente si tocca con mano come tutto il Novecento sia stato attraversato e come la sua biografia, la sua storia personale si sia intrecciata con la storia della cultura novecentesca.